6 euro c'erano dei vestiti, non mi piacevano, poi 6 euro fuori budget. Poi sempre in rimanenza di negozio, a 1 euro tre paia, vendevano questi fantasmini, calzini corti, che io non indosso, proprio mi sembrava un buon prezzo per chi li utilizza. Sì, in negozio vengono di più, ho visto da Marino Famercato, e sembravano questi, non riesco a portarli perché quando cammino mi vanno giù, cioè mi arrivano alla punta del piede. Non so tu, creatura, non so se tu riesci a indossare questa tipologia di calza, ma io proprio zero, mi sento proprio incapace così, perché mi
acquistato l'anno scorso 2 euro quella maglia esatta, esattamente quella maglia lì che avevo comprato a mio padre. Non avevo fatto il video, mi si è svegliato il vicino. Non avevo fatto il video perché all'epoca non facevo i video del mercato. Comunque avevo preso quella maglia lì di K, della marca K, e a 2 euro ne avevo prese a 2-3, e invece adesso stanno a 4 euro. Ma mi hanno detto che ci provano sempre estate, a inizio stagione, a mettere le t-shirt a più soldi e poi dopo le abbassano. Quindi vabbè, poi qua a 1 euro ho preso due cosine. Ho preso questa t-shirt per me, che così non ho solo t-shirt di band che non posso mettere a lavoro. Questa qui è carina perché è verde con le ranocchiette, te la faccio vedere subito. Lo stesso come vuole, però
se vuoi, magari una cena di famiglia o quel che vuoi. Vuoi essere più elegantina quel giorno? Ti metti quello, già capito? Gli ho dato le due opzioni. Mi piaceva l'idea. Basta. Non so se. Sapere cosa l'acquisto che ti è piaciuto di più. Sì, io ero partita volevandomi prendere delle altre cose come al solito.